È in linea con noi la professoressa saggista, grandissima donna, la mia amica Ornella Mariani. Buongiorno. Buongiorno Vito, buongiorno. Come stai innanzitutto, Ornella? Beh, tu conosci la mia situazione personale. Esatto. Sto, diciamo che sto e diciamo che fra alterne vicende resisto. Ecco, prima di arrendermi ce ne vorrà, eh? Immagino, perché sei dura, dura come la scorza, si dice. Quindi, no? Perdonami, non ti ho mai bidonato. Quando sono venuta meno è stata per motivi di salute. Veramente maiora premunt e avevo una difficoltà ospedaliera. Tutto certo, tranquilla. Anzi, vedi che mi hai costretto a una levataccia insostenibile e sono qui, eh. Ah, sì, ma per forza, perché tutto quello che sta accadendo, chi meglio di te? Innanzitutto, scusi, a Benevento come siamo messi? A Benevento è un po', diciamo, la linea di tutto il sud, è ancora sotto controllo ed immune alla devastazione dolorosa che ha messo in ginocchio mezza Italia, anzi, non mezza Italia, l'Italia spina dorsale economica, donde la mia convinzione che non potesse essere solo un caso che tutta questa vicenda piegasse, guarda un po', l'area lombarda e Bergamo in primis. Perché quindi secondo qui, te? A Benevento reggiamo, ma non so fino a quando, perché l'esplosione non è ancora arrivata. Ascoltami, ecco. Ornella, tu che vedi bene quello che sta accadendo oggi, vedi che ci stanno arrivando anche aiuti, poi sentiremo altre persone che ho contattato ieri, la Russia è arrivata, fino all'altro ieri disastro, wow, solo America, poi comunque ne parleremo con altri amici di questo argomento. Quello che voglio sentire da te è questa situazione, questa incapacità per conto mio di essere governati da questi dilettanti allo sbaraglio. Tu come la vedi? Come me? Oppure tu pensi che questi stiano facendo il bene della nostra nazione? Che no, tutto... Questi vanno incriminati, perché il paese è nelle mani, mi segui? Sì. Di un gruppo non solo di dilettanti, ma di dilettanti buffoni che insultano la dignità, l'onore e la sicurezza dell'Italia intera, perché sentire questo premier da operetta, va bene, ieri sera dire che avremo ragione di riflettere, noi non dobbiamo riflettere più su niente, perché l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli che la negano e non vogliono vederla. Non abbiamo tempo di riflettere, perché abbiamo già riflettuto, se ne devono avere la dignità di andarsene, capisci? E chi deve mandarli via? Il primo che deve andare via, a mio modesto avviso, si chiama Mattarella, perché non abbiamo ancora capito di cosa egli sia garante. Perché non garantisce la Costituzione, non garantisce la sicurezza, non garantisce nulla ed è latitante rispetto alla follia di un governo di incapaci, di gente che non ha nessuna dignità formativa, culturale, un gruppo di rozzi analfabeti messo lì e diretto dagli strozzini della finanza internazionale per mandare definitivamente a picco questo paese con omissioni colpevoli, con ritardi ancora più colpevoli, con tutto quello che abbiamo visto, con decreti da ridere, con la follia pura di un ministro dell'interno che va cacciato senza tanti complimenti, perché questa gente deve cambiare mestiere e non fottere l'Italia a spese degli italiani, perdonami, non si può di fronte alla sospensione, va bene, delle libertà di tutti noi, delle libertà costituzionalmente sancite, non si può continuare a tenere i porti aperti, non si può parlare ancora di accoglienza, di feccia che porta tutto quello che ancora non c'era, oltre ad intensificare il problema che abbiamo già.
perché io sono agli arresti domiciliari come te, ma io li vedo dal mio terrazzo questi delinquenti che vengono dalla Libia bighellonare senza che nessuno possa osare arginarne le attività, quindi con un incremento della delinquenza ormai senza possibilità di contenimento. E questo è il ministro dell'Interno, va bene? Poi abbiamo un ministro degli esteri che io scrivevo ieri, è una mal riuscita imitazione di un pastorello di San Gregorio Armeno, una figura che se non fosse, oltre ad essere squallida, se non fosse drammatico il momento, sarebbe divertente per un cabaret, capisci? Un cabaret, perché uno che non sa parlare l'italiano, chiaramente non può parlare nessuna lingua straniera, e vedi l'attacco violentissimo e brutale che abbiamo subito nelle ore scorse dal New York Times. Uno che non sa parlare l'italiano, uno che non conosce la geografia dell'Italia, uno che mangia come uno zotico impugnando la forchetta come una zappa, ma questa è gente le cui braccia sono state sottratte alla raccolta dei broccoli. E alla fine poi il premier, questo signore vanitoso come un tacchino, che si crede un'aquila ma non è neanche un piccione, che recita e che ha scambiato il Palazzo Chigi per una platea personale, che ha come consigliere un personaggio estratto dal Grande Fratello, tutto il rispetto, ma l'Italia è andata a puttane completamente e nessuno vuole dire ad alta voce quello che va detto. Ma ti pare che un paese come il nostro, sgangherato economicamente, privo di qualsiasi forma di etica, privo di qualsiasi forma di responsabilità morale oltre che istituzionale, possa essere affidato alla gestione del duo Casalino Conte, questo avvocato che si voca alla funzione di tribuno e che non è nessuno e che non conosce neanche la Costituzione italiana, perché tutti i suoi decreti io non li rispetto. Li rispetto nel senso che me ne sto a casa perché ho cura della mia salute, ma non perché gli faccia decreti che sono carta d'accesso. Fammelo dire, carta d'accesso, perché non è così che si affronta una emergenza. Non si può andare avanti con un Parlamento che funziona a singhiozzo nonostante lo neghino, e soprattutto non si può andare avanti nella imbecillità assoluta e nella ignoranza delle circostanze, non si può andare avanti tenendo fuori dal quadro politico una intera e dalle scelte che vanno fatte in questo momento una intera opposizione. Ma chi è questo Conte? Ma da quale cilindro l'ha tirato fuori Mattarella? E a beneficio di chi? Ma a chi ci hanno venduto questi mascalzoni? A chi ci hanno venduto? Quali possono essere i danni? Qualora dovesse... I danni. Qualora noi dobbiamo già cantare il De Profundis all'Italia. Il MES, sto parlando con Il MES non è altro che la svendita dell'Italia, collocata nella linea dei paesi di serie B, come Cipro, come il Portogallo, come la Grecia, al cui massacro abbiamo già assistito. E la domanda qui la faccio io a te. Ma ti pare che in un momento che è più drammatico di quello del grande conflitto, perché allora sapevamo chi erano i nostri nemici e adesso di nemico abbiamo solamente Mattarella, ma ti pare che in un momento di questa drammaticità possiamo pensare al MES? Ma chi se ne strafotte dell'Europa? Ma che cacchio è l'Europa? Ma solo imbecilli rifiutano di prendere atto, e mascalzoni rifiutano di prendere atto che l'Europa non c'è più, che ci ha mandati letteralmente a fanculo, che ci ha abbandonati, che ci ha lasciati a noi stessi. E questi delinquenti cosa fanno? Alzano i fondi per i migranti, non avendo i soldi per seppellire i nostri morti. Gente, facci caso,
che nella più parte delle circostanze, ai noi, è gente anziana, cioè è quella gente che ha versato il proprio sangue per costruire questo paese e che oggi viene liquidata perché 37 miliardi spesi per l'accoglienza e che potevano essere e dovevano essere spesi per la sanità, che loro hanno divorato con i loro vizi, con i loro lussi, con i loro privilegi, mandando una intera economia sanitaria al collasso totale. Oggi l'Italia va avanti con l'abnegazione dei soli medici e paramedici, di fronte ai quali io mi inginocchio, come mi inginocchio di fronte alla piaga di Bergamo e di Brescia e del Veneto, dove amministratori con i coglioni che loro non hanno hanno fatto delle scelte che sono state cruciali per il benessere delle regioni interessate. E se tu leggi i vomiti espressi nei confronti del contagio di Guido Bertolaso, tu capisci in mano a chi stiamo. È il delirio da vomito quello che questa feccia è in grado di gestire, una feccia incontenibile, irrefrenabile, inqualificabile. Tu considera solo questa, che c'è la pagina Facebook di Conte, nella quale io figuro fra gli estimatori, pensa te, io fra gli, cioè questi truccano le carte anche sul consenso. E Repubblica, quel foglio di giornale, quel foglio di carta, non voglio definirlo oltre questo, scrive ieri che il 90% degli italiani sta con Conte. Ma l'Italia è fatta di gente qualificata, impotente ma qualificata. Il 90% con Conte? Sì, sarà così, nella stessa misura in cui è possibile che io abbia messo il mio gradimento ad un buffone come Conte, quello che sapeva dai primi di gennaio che arrivava l'epidemia e che ha fatto altro che pettegolezzi da barbiere, da bottega, va bene, contro le opposizioni, irresponsabilmente consegnando il paese a questa deriva. Va bene. E di più, lasciami dire, e di più, prima minimizzato. Tu mi chiedevi com'è la situazione al sud, come l'ha prodotta Conte, perché nel momento in cui, quando c'è una pandemia o un'epidemia, la prima cosa che si fa è isolare il focolaio di contagio, nel momento in cui getti l'allarme con un ritardo di 2 mesi, provochi il grande esodo e quindi, mascalzone, hai trasferito il contagio da nord a sud. Il piano è di decimare una popolazione. Questi sono dei criminali. Ornella. Questi devono andare davanti a un tribunale e aspettiamo che un giudice che abbia cognizione della propria deontologia li incrimini tutti, a partire da Mattarella. Va bene. E Ornella, il silenzio è imbarazzante. Assordante. E dice tutto. Il silenzio è assordante. È imbarazzante. Grazie Ornella, grazie. Grazie. Ma figurati, buon lavoro Vito, buon lavoro. Ci sentiremo ancora, va bene? Un abbraccio.